Nel cuore della Bassa Atesina, a 25 km a sud di Bolzano, il borgo di Egna, con le sue tre frazioni Mazzon, Villa e Laghetti, rappresenta uno dei centri più belli e pittoreschi del Trentino Alto Adige. Ci troviamo ad Egna, paese della Bassa Atesina, il capoluogo, in mezzo a frutteti e vigneti, in una bellissima zona. Da alcuni anni facciamo parte dei borghi più belli d'Italia, proprio per il nostro centro storico, che è molto bello, c'è una zona senza traffico ed è quasi come un salotto di una casa. Passeggiando tra queste antiche vie porticate, è sufficiente alzare lo sguardo, leggere gli strati architettonici sovrapposti nel corso dei secoli, per ripercorrere una storia fatta di laboriosità, cura e bellezza. L'esistenza di un insediamento nella zona dell'attuale comune di Egna è documentata già in età romana, nella nota mappa del III secolo denominata Itinerarium Antonini. Tale documento riporta all'esistenza di una stazione militare di posta definita Endide Mansio, situata lungo la via Claudia Augusta, a 23 miglia a nord di Tridentum. I resti della struttura riportata alla luce in località Canna nel 1983 hanno permesso di ricostruire con accuratezza la fisionomia dell'antica Domus Mansia Endide. Di forma rettangolare, era dotata di un portico e numerose piccole stanze, necessarie per accogliere i viandanti in transito lungo questa importante arteria viaria imperiale. Tale impianto architettonico venne ripreso, sostanzialmente inalterato nelle forme e negli scopi, per la concezione dell'ospizio romanico di San Floriano, detto Klosterle, edificato ben 10 secoli più tardi. Anche in questo caso si tratta di una stazione di ristoro destinata ai viandanti e ai pellegrini. Il complesso romanico è caratterizzato dunque da un cortile interno racchiuso tra la chiesa, l'edificio abitativo e i locali di servizio. Due strutture simili, costruite a distanza di quasi un millennio, narrano come la fortuna di queste terre sia stata da sempre legata al transito di merci e uomini più o meno illustri. Nel 1494, durante il suo primo viaggio in Italia, il pittore Albrecht Dürer percorse l'antica via che ancora oggi tange Egna e il Klosterle. Un percorso che porta il suo nome, Sentiero Dürer, e che rappresenta un'interessante meta di transito per gli appassionati di cammini e di natura. Tornando alla storia, la città di Egna conobbe gloria e fama a partire dal 1189. In quell'anno venne fondato il comune con il nome di Burgum Novum Egna. Riprende a fiorire il borgo in questo modo che tutte le attività commerciali annesse al nostro centro ripresero ad essere fiorenti, traendo vantaggio dal fatto che tutte le merci che fluitavano sul fiume Adige tramite le zattere, sia in direzione nord che in direzione sud, ad Egna dovevano fermarsi, ossia il nostro centro aveva il diritto di fermo e di dazio. Anche l'inizio della fortuna commerciale della città è datato. Nel 1309, il sovrano reggente Duca Ottone conferì il diritto di fermo e di deposito merci, prevedendo il pagamento di un apposito dazio, concessione che rese questo borgo il porto fluviale più importante della regione sino al XVIII secolo.
In questi 4 secoli di ricchezza, la città assume l'aspetto che oggi la caratterizza. Il nostro itinerario incomincia dunque dall'antica Ballhaus, magazzino e deposito delle merci che obbligatoriamente transitavano e stazionavano in Egna. È questo il simbolo dei privilegi che la città poté godere nei migliori anni della sua storia. Sovrastando le architetture civili, la chiesa tardogotica di San Nicolò, protettore dei naviganti, spicca per maestà e imponenza. All'ombra del bel campanile duecentesco, imbocchiamo via Andrea Sofer, la più antica e storica via commerciale del borgo. Il massiccio passaggio di genti e beni convogliò a Degna una nutrita schiera di maestranze che aprirono bottega all'ombra dei portici. Ogni artigiano aveva il suo porticato, perché il portico non è uguale. Ogni casa aveva il portico perché l'artigiano esponeva la merce d'estate e d'inverno e nel retro c'erano le abitazioni. In queste abitazioni abitavano più famiglie, perché ogni famiglia aveva sulle 8-10 persone. Sembrava un piccolo condominio, diciamo. Ed è questo il volto nascosto che si intuisce oltre le austere facciate delle case che si affacciano sulle vie del centro. Alla Saalhaus si accede sempre dal portico e nel cuore della casa, la sala, di vaste dimensioni, si sviluppa dal primo piano al sottotetto. In una di queste dimore, a pochi passi dalla Ballhaus, è stato allestito il bel museo di cultura popolare che raccoglie oggetti e arredamenti del tempo passato, contadino e borghese. La signora Anna Grandi Müller raccolse gli oggetti che oggi compongono la collezione del museo grazie a decenni di minuziosa ricerca. Poi naturalmente è nato spontaneamente il museo, perché la gente ha incominciato a vedere, a chiedere di poter vedere, diciamo, questa raccolta. Abbiamo cercato di unire tutte le cose, i suppellettili, nelle varie stanze. Abbiamo la scuola, per esempio, che risale ai vecchi banchi di scuola 1950. Il mobilio è quasi tutto di stile Biedermeier. Abbiamo le porcellane, i vetri dipinti a mano. A queste memorie di passato mercantile si associano le belle dimore borghesi e nobiliari di cui Egna è ricca, dai munifici palazzi affacciati su via Portici a Residenza Grisfeld e a Palazzo Longo, questi ultimi posti lungo la strada che ci porta fuori dal centro abitato, alla scoperta della soleggiata terrazza naturale che sovrasta e circonda l'abitato. Per passare il tempo libero ci sono tantissime possibilità, si può andare in bicicletta sulle ciclabili, si possono fare delle escursioni, abbiamo tante strutture sportive per cui anche il tempo libero offre molte possibilità. Le frazioni di Egna, unite da una fitta rete di strade poco trafficate, sentieri e vie ciclabili, hanno conservato il loro originario carattere rurale, da laghetti, lambita dal sentiero di Dürer, alla borgata di Villa, immersa tra i vigneti, che custodisce un gioiello dell'architettura sacra altoatesina, la chiesa di Nostra Signora.
Guadagniamo ora ancora quota e raggiungiamo la piccola frazione di Mazzonna. I resti di Castel Caldif e l'antica chiesetta di San Michele fanno da cornice alla coltura regina di questo lembo di territorio, la vite. Qui ci troviamo nella zona d'eccellenza della produzione del pino nero, che da sempre viene coltivato in queste altitudini, in questa zona qui, nel comune di Egna e di montagna. Qui abbiamo in primis il terreno, che è un terreno argilloso calcareo, che è stato formato anche dal ghiacciaio che è venuto a formare questa zona qui dalle Dolomiti, e poi in secondo il microclima, che qui siamo a un'altitudine di 500 metri, altopiano di Mazzon e le colline di Gleno, dove praticamente abbiamo delle ottime escursioni termiche tra giorno e notte che favoriscono la maturazione degli aromi e dei profumi di questo nobile vitigno. In quest'area di Alto Adige, la Bassa Atesina, si concentra l'85% della produzione vitivinicola. Da questo punto di osservazione privilegiato è possibile abbracciare con lo sguardo tutti i comuni che hanno fatto della produzione di vino uno dei punti forti della propria economia. Un percorso attraverso le vie agresti perfetto per una gita in mountain bike. Certamente qui ci troviamo sulla storica vecchia ferrovia, detto in gergo la vecchia ferrovia, ecco, dove praticamente è stata costruita nel 1913 per fornire il fronte dolomitico durante la Prima Guerra Mondiale. Adesso è stata dismessa nel 1963, oggi è una pista ciclabile favolosa che porta dal fondovalle fino ai piedi delle Dolomiti a Predazzo. Ci troviamo in un ambiente naturale curato, abbiamo un clima mediterraneo alpino che praticamente fino alla fine di ottobre, a volte anche fino a metà di novembre, ha delle temperature splendide. Tante dunque le attrattive di questo capoluogo del comprensorio Oltre Adige Bassa Atesina, ricco di percorsi tra campagna e vigneto, spiritualità antica e memorie mercantili che ancora oggi vivono all'ombra dei portici.